citato da Joe anche l'aspetto produttivo, per parlare con Casella Piazza e farci raccontare cosa significa produrre un film indipendente con le gabbie del cinema indipendente che vuole avere il cinema indipendente e allo stesso tempo le libertà che può avere un cinema indipendente. E poi a seguire con Pier Francesco Aiello, distributore, cosa significa distribuire oggi in Italia un film di questo genere? Quali sono, secondo te, i punti che ti hanno, insomma, che ti hanno fatto innamorare di questo film? E poi quante sale, se già hai una lista di sale in cui uscirà un progetto di questo tipo? Grazie. Grazie, ma devo dire che essere produttore sul campo del cinema non è un'impresa facile e spesso anche non è nemmeno gratificante fino in fondo, però lo si fa se c'è un ideale forte che ti spinge a muoverti in questo campo. Non è facile perché si è tutti piccoli di fronte ai colossi che vengono promossi sin dall'inizio del film, si crea questa enorme attesa e noi non abbiamo questi mezzi qua, per cui ci si trova spesso confrontati a situazioni che bisogna da un momento all'altro trovare la soluzione, no? Però ci vuole un ideale, un'idea forte, e per me è stata proprio la figura di Federico II. Io volevo un film che parlasse di Federico II perché lo trovo un personaggio interessantissimo, come ha detto Gio, un personaggio da proporre sulla scena europea ancora oggi, che si sta cercando di riformulare una soluzione per l'Europa. Federico II è un personaggio tedesco, un imperatore tedesco, però nato italiano, nato in Italia, la madre del resto era italiana, siciliana, e aveva una visione dell'Europa molto moderna, innanzitutto laica, e lì la lotta con la Chiesa, e soprattutto poi anche una visione che prevedeva una grande libertà a tutti i territori, i popoli d'Europa, ma una regola comune che era quella che per lui era data dall'imperatore, che era la legge. Ecco, questa idea qui mi ha spinto ad andare avanti con diverse soluzioni, perché ho parlato con vari registi prima, ho parlato con vari sceneggiatori, fino a quando ho trovato Giuseppe, e con lui siamo andati d'accordo, qualche volta con duri scontri, perché bisogna dire che abbiamo tutti e due dei caratteri non facili, però alla fine si sa che la buona fede e la lealtà è quella che premia.